Le straordinarie immagini della corazzata Regina Margherita affondata 90 anni fa al largo dell'Albania. E adesso le immagini della corazzata Regina Margherita, una pagina di storia ritrovata in fondo al mare. La nave della Marina Militare Italiana è affondata 90 anni fa al largo dell'Albania. Ora si spera che il relitto restituisca i resti dei 674 soldati italiani. Sepolta per quasi 90 anni negli abissi marini, restituita agli occhi grazie a queste inedite immagini girate a 70 metri di profondità dall'associazione subacquea Yanted. È quel che resta della corazzata italiana Regina Margherita, affondata durante la Prima Guerra Mondiale nelle acque di Valona, in Albania. Il suo motto era «Per l'onore d'Italia» e per la patria perirono in quella missione 674 uomini. Si salvarono 18 ufficiali e 257 marinai. Un mese fa è stato un sub, Cesare Balsi, a localizzare il relitto. Con grande stupore, quasi un secolo dopo, legge il nome. Non ci sono dubbi. E la nave da battaglia della Marina Militare. Quindi, insieme al console di Valona, Lorenzo Tomassoni, e all'ambasciata italiana a Tirana, la spedizione. Questo ritrovamento rappresenta un po' come ritrovamento di un sacrario di marinai italiani perduti durante la Prima Guerra Mondiale. Era la sera dell'11 dicembre 1916, quando la nave Regina Margherita attraversò il corridoio tra l'isola di Saseno e Punta Linguetta, nella baia di Valona. Per errore urtò un ordigno nel nostro campo minato. I superstiti parlarono di due esplosioni, una prua, l'altra poppa. Ed è la versione ufficiale. Qualcun altro racconta che fu una mina rilasciata da un sottomarino tedesco a provocare il tragico affondamento. Solo lo studio del relitto potrà accertare la verità e dirci anche se sotto quella coltre di fango ci sono ancora i resti dei poveri marinai.